Ragazzuoli cari, bentornati ad un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui per vedere insieme una mod che è fatta bene, cioè già ho portato queste mod, ma sono fatte meglio delle altre. Stiamo parlando infatti della mod di Caulifla, già la posa che è custom ed è la sua durante il torneo, come questa qui ad esempio, dice tutto quanto. Poi la miglior Kayle ovviamente che è questa, e stiamo parlando della Kayle fatta dai Bright Troopers, e non mi va mai da fixare sto bug, raga, perdonatemi, c'ho sempre da fare comunque sia. E infine la Kefla che però già avete visto e ovviamente c'è il bug anche su di lei. Ma questa Kefla ragazzi non è tipo quella di... cioè secondo me è meglio anche di quella di Mastaglo, nulla da dire a Mastaglo e comunque sia fa bei modelli, però questa c'ha posa custom, tutte le skill custom e non sono quelle di Bojack e Broly messe insieme, ok? Che sono verdi ma non ci assomigliano per niente. Ma comunque sia oggi siamo qui per vedere Caulifla, poi questa Kefla l'ho già portata in un video quindi non ve la farò vedere e poi Kayle ovviamente che non penso di farvela vedere perché l'ho portata in una classifica, però... per il momento andiamo a vedere Caulifla, poi vedremo se in futuri video appunto porteremo queste altre due ragazze. Magari le porterò insieme nello stesso video. Allora, scegliamo Caulifla, che è fatta dai Pride Troopers, secondo me è la miglior Caulifla mai fatta. Tempo fa feci un video perché c'era tutte le trasformazioni, ok? Ma questa qui vi assicuro che è qualcosa di assurdo. Ok ragazzi, eccoci qui con questa Caulifla con la posa custom, adesso andiamo a provare il moveset. Vi ricordo che qui è tutto custom. Guardate il moveset custom. Mamma ragazzi, mamma se ci sta bene su Caulifla, per il semplice fatto che lei, sappiamo un po' tutti quanti, che ha il combattimento di strada, diciamo, è molto, cioè è rissosa, chi legge il manga capirà poi, dato che è anche la, come si dice, la comandante dei Saiyan Punks, che sono dei Saiyan rissosi, diciamo, di strada. Come mosse abbiamo la carica massima, vabbè, è normale, ci sta su tutti quanti, il beatboxing, oddio, questa è la mossa quella di Videl però... non capisco perché ce l'abbia lei messa, tra l'altro, come mosse principali. Poi abbiamo il colpo all'indietro, che vabbè, la conosciamo un pochino tutti, è una mossa molto evasiva, ecco. Guardate che figo poi quando lo rifai più volte. Il crash cannon. Bello, questo mi piace. È tipo la tempesta de Tarless. Oddio, non saprei che mossa è, raga. È la prima volta che sono sprovvisto, cioè proprio che non capisco di chi sono quelle mosse. Potrebbero essere benissimo però delle fusioni. Qui abbiamo le nostre... Volevo fare l'evasiva, raga, ma c'ha lo spirito Saiyan come evasiva, ok. È vero, me l'ero scordato, l'ho anche utilizzata in un video sta mod. Comunque sì, abbiamo il Super Saiyan come prima trasformazione, successivamente abbiamo il Super Saiyan di secondo livello. Speravo ci fosse anche quello muscoloso, ma niente, non c'è l'Ultra Super Saiyan. Come finali abbiamo il Crimson Energy Blast. Ah, è quello lì che utilizza nel Torneo del Potere. Bello, bello. Poi Energy Fist. Che cazzo è? Tipo esplosione energia massima consecutiva, là, quella roba lì che puoi fare solamente dopo durante l'impeto. Prova a farlo dopo l'impeto, magari cambia qualcosa. Ok? No, parte solo de pugno. Questa è una mossa custom molto interessante perché dovrei capire come funziona. Comunque hanno dato un bug sul collo, ragazzi, un po'. Secondo me questa, allora, a sto punto è la miglior Caulifla, ma con i necessari miglioramenti potrebbe diventare veramente la migliore in tutti i lati. Vi dico la verità però, raga, io sto aspettando ancora quella de Masco, che secondo me tirerebbe fuori una mod della Madonna, perché lui vuole fare tutte le mod canoniche, vuole fare Kayle, Caulifla e Kefla, e secondo me, dato che Masco con i modelli non credo sia secondo a qualcuno, potrebbe benissimo farlo. Comunque ragazzi, io sono contentissimo veramente per questa mod, e adesso la andiamo a provare in un 1 contro 1. Oh, eccoci qua con la nostra Caulifla finalmente. Ragazzi, carichiamoci innanzitutto perché Vados potrebbe... no, non parte, ok. Sì, è sempre il classico bug delle mod. Fin quando tu non hai l'aura piena, diciamo, il nemico non ti attacca mentre ti ricarichi, o almeno. Mentre invece combatti, a voglia se te gonfia, anche se non c'hai l'aura piena. Allora, io vado subito da Energy Fist. Questa mossa mi piace veramente un sacco, poi col pugno finale, con quel cerchio all'interno, ma che figata. Anche il moveset, molto bello. La presa mo non me la ricordo, sinceramente, l'ho fatta anche prima. Guardate che figo il moveset, mamma mia. Quando blocca l'avversario in quella maniera, vai. Super anima attivata, bada come parli. Senti, adesso stiamo esagerando. Vai Caulifla, the beatbox. Beatbox. Ma che cazzo, mo l'ho capita. Quello là sarebbe kickbox. Non capisco perché sia scritto beatboxing, ma ok. Allora, se che ti dico, colpo all'indietro e crash cannon.
No. Ah sì, va a ricerca, cazzo. Quella mossa è una figata, allora. Sto a capire mo' come funziona. Adesso vorrei finirla tantissimo con quella mossa che vi ho detto che mi piace un sacco, ovvero l'Energy Fist. Dovrei trovarmi però a corta, non a corta, a media distanza, perché ho notato che da vicino fa solamente il pugno, mentre da lontano le sfere non arrivano tutte. Ok, perché si è avvicinata qui. No, si è teletrasportata. Senti, adesso prendi questo e andiamo di Energy Fist. Ah no, ok, boh, prima faceva solamente da vicino, se la prendevo da vicino. Comunque, figata, veramente molto bella, con questa specie di super pugno del dio. C'è qualcosina da migliorare, ma poi quando la rilasceranno completa sarà sicuramente molto più figa. E niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, soprattutto anche la mod, che vi abbia fatto compagnia anch'io. Iscrivetevi al canale se non l'ho ancora fatto, non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video. Noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video.